Ciao a tutti amici di eximardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione l'ultimissimo modello e serie di tastiere meccaniche della Razer. Parliamo, come possiamo vedere qui in basso, della Black Widow X Chroma. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo la classica immagine illustrativa della tastiera con effetto croma, quindi della retroilluminazione, il nome del modello e una piccola apertura che ci ricorda, ci permetterà, scusate, di pigiare con mano direttamente e verificare la tipologia di switch che andremo ad acquistare con il dato modello. In questo caso abbiamo già rimosso la tastiera e il relativo bundle dalla confezione. Nel retro della stessa troviamo ulteriori immagini illustrative che analizzano un po' le principali caratteristiche della tastiera e alcune altre riportate in diverse lingue, ad eccezione, come sempre, dell'italiano. All'interno della confezione troveremo un classico cartoncino con i ringraziamenti della Razer per aver acquistato la tastiera, una quick start guide, due classici stickers con effetto croma e ovviamente la tastiera stessa, la Razer Black Widow X Chroma. Come possiamo notare, il design è rimasto invariato dai precedenti modelli. Troviamo sempre delle forme abbastanza spigolose. Il colore è sempre un full black che renderà tutto molto più elegante e possiamo dire anche aggressivo con i tipi di effetti e retroilluminazione possibili tramite il sistema Chroma. Analizzando nel dettaglio un po' le caratteristiche di questo modello, possiamo vedere immediatamente l'adozione di un chassis in alluminio e uno chassis unibody un po' come i Mac, quindi realizzato da un semplice pezzo di alluminio e quindi renderà il prodotto ancora più duraturo di quello che già poteva essere nei precedenti modelli e serie. Analizzando nel dettaglio alcune caratteristiche, nella parte superiore, il tastierino numerico, troviamo diversi LED con diversi simboli che ci permetteranno di confermare visivamente, di vedere visivamente quale tasto, quale funzione andremo ad attivare. Black Widow X Chroma dotata come sempre di tasti multimediali, precisamente troviamo da F1 ad F3 i primi tre tasti multimediali, a seguire F5 e F7 gli altri tre. Oltre troviamo il tasto F9 che in combinazione come sempre col tasto Fn ci permetterà di registrare delle macro on the fly e poi assegnarle grazie al software Razer Synapse ad uno dei tasti presenti sulla tastiera. Il tasto F10 ci aiuterà a disattivare il tasto Windows durante le sessioni di gioco e F11 ed F12 sono i tasti che ci permetteranno direttamente dalla tastiera di aumentare o diminuire l'intensità della retroilluminazione o degli effetti di retroilluminazione che daremo alla tastiera. Come possiamo notare anche, il modello Black Widow X Chroma perde, per così dire, la funzionalità di 5 tasti dedicati alle macro e quindi un po' come i modelli Tournament Edition, dovremo assegnare la funzione o la macro ad uno dei tasti, come abbiamo già detto precedentemente. Piccoli dettagli, come sempre, il logo della Razer nella parte inferiore che ci permetterà di retroilluminarlo sempre con diversi effetti o con un diverso colore. Prima di passare alla parte inferiore della tastiera, possiamo notare come Razer per la nuova serie abbia adottato la struttura degli switch meccanici esposta, un po' come i modelli della Corsair. In questo dato modello troviamo dei Razer Green, come possiamo sentire, e adesso vi mostriamo anche lo switch meccanico, come possiamo notare. La parte superiore, la struttura dello switch, troveremo sempre il LED che potremo retroilluminare e illuminare come preferiremo. Mettiamo a posto il caps che come sempre sono i nubs con lettere e caratteri incisi al laser. Spostandoci nel retro della tastiera, osserviamo un design classico,
classico adesivo riportante diverse informazioni al centro della superficie, canalina che ci permetterà di organizzare al meglio il cablaggio del cavo integrato nella tastiera, nella struttura della tastiera, piedini in plastica apribili, quindi rialzabili alla tastiera, sono in plastica con una piccola finitura in gomma, e altri piedini in gomma nel caso noi non volessimo sfruttare quelli in plastica. Il cavo della Black Widow X è rivestito in treccia di tessuto e come sempre il connettore USB è placcato oro. Per le principali caratteristiche, ovviamente, ricordiamo senza dubbio la, come abbiamo già detto, retroilluminazione RGB con il sistema Chroma. E per ora è tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardo.com. Un saluto allo staff.